Buongiorno e benvenuti nella nostra realtà familiare. Siamo a Fagnanolona, presso gli uffici della Beppetex SRL, che controlla la Gaspare Tronconi Industriale SRL, un piccolo gruppo che deriva da una tradizione di famiglia che risale, sembrerebbe, addirittura alla fine del Cinquecento. La nostra famiglia ha continuato sulle rive dell'Olona a fare questa attività della nobilitazione tessile, una volta consisteva essenzialmente nel candeggio al prato. Alla fine dell'Ottocento abbiamo avuto, grazie ai nostri bisnonni, i primi impianti con le caldaie a vapore e c'è stata l'elettrificazione degli impianti e poi si arriva al nostro nonno Gaspare, uomo nato alla fine dell'Ottocento, che addirittura andò in Germania a studiare la chimica del colore, frequentando un'università senza potersi però laureare perché scoppiò la Prima Guerra Mondiale e si dovette fare le valigie e tornare indietro per riprendere il lavoro lasciato col suo papà Attilio Paolo, che è lo stesso nome del nostro papà, papà Attilio, perché se noi oggi siamo qui è grazie a lui che ci ha contagiato con questa voglia di fare, di tingere le pezze. Fortunatamente i miei fratelli sono più contagiati ancora, più coinvolti. Io sono il fratello anziano e quindi faccio un po' il parafulmine. Quando ci sono i problemi bisogna trovare una soluzione e questa è la vita di noi piccoli imprenditori. La nobilitazione tessile cos'è? Come dice il termine, rendere bello ciò che possibilmente è già bello in partenza. Bisogna avere dei bei filati, di un bel cotone, magari in mischia con qualche fibra artificiale, avere delle buone tessiture e poi bisogna tingere, cioè trovare il modo di rendere l'aspetto estremamente carezzevole, interessante, un bel colore, e da lì si possono fare poi i capi d'abbigliamento del Made in Italy, quelli che vestono la gente in tutto il mondo. Noi siamo parte di quel Made in Italy di cui tutti vogliono essere orgogliosi e noi per primi partecipiamo a questo orgoglio con i nostri collaboratori. La nobilitazione tessile oggi deve sapere essere sostenibile e il nostro vero segreto, grazie a papà Attilio, è stato quello di avere, ed è tuttora, quello di avere un impianto di depurazione delle acque reflue che ci permette di scaricare, di attingere l'acqua dal sottosuolo e di scaricare in corpo idrico superficiale. Depurare bene è importante per l'ambiente, ma anche per i nostri clienti, perché noi dobbiamo garantire che ciò che veste la vita quotidiana sia fatto nel modo migliore, anche nel rispetto, oltre che dell'ambiente, della salute di chi poi veste i nostri capi. E per depurare bene bisogna progettare i cicli produttivi sin dall'inizio, sapendo che bisogna non superare determinate soglie già in partenza, cioè già il carico di COD, che è un termine tecnico che indica la quantità di ossigeno presente nell'acqua, sia inferiore a un certo valore, e questo rende possibile appunto l'aggressione dei microorganismi del nostro impianto di depurazione, che come dice la parola è un impianto biologico, e questo poi consente di abbattere i tensioattivi, di contenere i metalli pesanti, fortunatamente molto limitati, ma che sono presenti nei coloranti che a volte si usano per avere anche le performance, quindi la solidità del colore richiede determinate sostanze, che però devono essere contenute, tenute sotto controllo e quindi abbattute. E il nostro impianto di depurazione, che ha anche un grande costo e anche una grossa preoccupazione, perché è un organismo e quindi ci vuole niente che prenda il raffreddore, quindi quotidianamente va tenuto sotto controllo. Questo è un po' il nostro fiore all'occhiello. Seguono gli impianti di produzione, e gli impianti di produzione sono sia frutto della nostra tradizione, magari anche interventi manutentivi fatti ad hoc, ma anche gli impianti di nuova generazione come quelli che abbiamo acquistato da MCS. E se siamo qui oggi in un periodo
speriamo, post-Covid, è perché siamo convinti che grazie anche a questi impianti si possa continuare a fare nobilitazione tessile. A questo punto io passo la parola a mio fratello Beppe, perché una cosa che è importante dire, la nostra era una tradizione nata come conto terzi, cioè i tessuti che lavoravamo erano tessuti della clientela. Il conto terzi negli anni, anche a causa della globalizzazione, si è un po' ridimensionato e è stato molto importante iniziare ad essere noi a pensare il prodotto finale, e quindi è nata Beppetex, che ha preso un po' la guida di tutto il gruppo in termini commerciali. Beppetex realizza un campionario nelle sue doppie stagioni e è andata a bussare la porta ai grandi nomi del Made in Italy, e qui interviene mio fratello Beppe. Buongiorno, io sono Giuseppe Tronconi, detto Beppe, e ci troviamo proprio qua alla Beppetex, che è questa azienda di cui abbiamo creato questo logo con questo omino, simpatico, e questo omino che vuole portare nel mondo i tessuti che noi facciamo. Appunto, Beppetex è il culmine finale della lavorazione della Gaspare Tronconi, dove si sentiva l'esigenza a un certo punto, e Beppetex nasce nel 2006, di cercare di usare tutte le possibilità, tutto il lavoro, tutto lo sforzo, tutte le tecnologie e le competenze di Gaspare Tronconi per fare un proprio prodotto finito. Quindi da qui la nascita di un'azienda commerciale, e quindi abbiamo potuto sviluppare a pieno tutti i tessuti che si possono fare in Gaspare Tronconi. Anzi, essendo sul mercato finale, riusciamo anche a portare a casa tutte le nuove esigenze, quindi siamo anche da sprono di sviluppo per Gaspare Tronconi parte industriale, quindi siamo sempre attenti, è quasi il commerciale che chiede alla parte industriale i nuovi impianti, i nuovi investimenti. L'esigenza proprio di questo impianto di MCS ci serviva proprio per rendere i tessuti battuti che stiamo facendo sempre più belli, sempre più lucenti, che essendo la nostra forza di produrli qui a Bergoro, di Fagnanolona, nella Valle Olona, per noi è fondamentale la filiera e quindi avere sempre più contatti con la parte produttiva, dove a valle abbiamo i nostri tessitori e questi grandi costruttori di macchine che fortunatamente in Italia continuano nel loro esercizio, e riusciamo tutti insieme a creare quello che è il vero Made in Italy, su cui abbiamo sofferto, soffriamo tuttora per portarla avanti, ma è la nostra sfida.